Rappresentanza e rappresentazione hanno la stessa etimologia, quindi sono molto molto vicine, e non a caso le prime forme di democrazia matura sono nell'Inghilterra shakespeariana, dove la rappresentazione teatrale era, come dire, ispirò il modello della democrazia parlamentare. In Parlamento si metteva in scena il conflitto, si rappresentava il conflitto esorcizzandolo invece di farne una faida violenta. Si gabbiava nelle procedure, la democrazia è quella roba lì. Quindi io non mi scandalizzo che ci sia la rappresentazione. Il problema è capire che tipo di rappresentazione c'è e che tipo di rapporto con la realtà c'è. Secondo me la rappresentazione che ha dato Berlusconi in questi ultimi 20 anni è stata devastante. Io credo che questa crisi abbia, come dire, rappresentato un sano ritorno alla realtà piuttosto che la rappresentazione della realtà. Quindi questo paese, ma come sempre, nella resistenza, nei momenti difficili, questo paese sa dare delle grandi risposte. Quindi credo che nelle profondità di questo paese qualcosa sia cambiato. Nessun compiacimento più per chi fa il furbo, nessuna trappola più di rappresentazioni, di narrazioni. Oggi la realtà è talmente incombente, talmente drammatica che non si può eludere. Per cui io credo che, insomma, queste elezioni saranno un buon banco di prova per dimostrare questo tipo di maturità che io intravedo. E non credo che sia soltanto, come dire, che solo l'antipolitica possa portare a casa dei risultati. Credo che nessuno dei due partiti maggiori potrà affrontare questa cosa rimanendo quello che è stato, quindi ci sarà un grosso cambiamento, una grossa discontinuità. Si parla di una terza repubblica, è possibile che la discontinuità sia talmente forte da ripetere il passaggio che c'è stato nel 92-94.